Ancora pochi istanti e poi le formazioni entreranno ufficialmente per questa prima giornata di Serie A del 2020, salutando l'Epifania che tutte le feste si porta via. Noi vogliamo come sempre continuare a festeggiare. Eccolo l'ingresso delle squadre in campo, come ad ogni tradizione alla presa del pallone del bambino si darà il via allo schieramento. E allora un cenno d'intesa, tutto pronto, partiti fino alla fine del primo tempo. Forza Juventus con il primo lancione di Bonucci che lo finta e poi va basso e serve subito Pjanic. Dybala, bello nello stretto, posizione regolare di Cuadrado che attacca sul fondo, il cross raso terra, deviato dall'altra parte, arriva veloce Alessandro con il mancino, conclusione direttamente in sud. Rabiot in area di rigore sulla destra, il gioco di gambe di Ronaldo a servire Cuadrado, poi posizione regolare di Rabiot, può corsarla con il destro, no, se la mette sul sinistro, la mette in mezzo adesso, attenzione arretrato, la conclusione tra Ramsey e Matuidi che si disturbano dentro l'area di rigore, palla sul fondo, peccato. Tocco di Dybala, non perfetto, sbaglia anche il Cagliari, attenzione Alessandro, la chiede Ronaldo in area di rigore, il cross è verso Cristiano, Clavan, poi al volo! Con il mancino ci ha provato Aaron Ramsey, palla centrale, niente da fare per la Juve. Dentro l'area per Ramsey, di testa l'appoggio per Matuidi, la mette giù, Matuidi, il cross per lo stacco di Ronaldo che non riesce, Dybala libero! La conclusione altissima, svirgolata da Paulino, grande palla gol per noi. Dybala ha capito, mette il pallone lì, Ronaldo! La deviazione centrale con il pugno di Olsen, calcio d'angolo per noi. Però attenzione, si era alzata la bandierina, posizione irregolare, punizione Cagliari. Momento di Dybala a portare via un uomo che era Nandez. Parte il cross centrale di Piani, lo stacco, la traversa! Clamorosa di Demiral. Traversa piena della Juve. Ancora rimaniamo davanti con Cristiano Ronaldo, attenzione. L'assist dal limite del rigore, prende la rincorsa, se la porta sul sinistro, Pjanic, poi Ramsey! Non riesce ad arrivare perché prima di Luce e Olsen, impresa bassa. Il duplice fischio del signor Giacomelli manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi, Juventus 0, Cagliari 0. Dybala chiuso da Pellegrini, poi Nainggolan per il Cagliari, dietro a Clavan. Attenzione, Ronaldo ruba un buon pallone, Ronaldo la mette a portiere, lo scatta, Ronaldo a portiere, guarda, gol, gol, gol! Quinta partita consecutiva a trasformare. Anticipa Netto sulla corsa il giovane Valukiewicz, scarta Olsen e deposita in porta. 1-0 Juve. E nuova musichetta a contorno del nostro gol. Cristiano Ronaldo. Gol numero 41 con la maglia della Juve in 65 partite. Undicesimo in campionato, più 2 in Champions quest'anno. Ronaldo, no look, bello per Alessandro che può entrare in area, sul fondo lo fa Alex, retto passaggio di palla di destro, poi attenzione, sbalanza due volte Olsen su Ramsey, palla del raddoppio Juve, incredibile. Porta via un uomo sull'esterno sinistro Simeone, Joao Pedro si accentra, poi guarda a destra Nainggolan, due del Cagliari nella nostra area, la cross di Nainggolan per il colpo di testa, la grande parata di Szczęsny verso l'incrocio. Dybala sopra la barriera, grandissimo tuffo di Olsen ad allontanare il fallo laterale. Cuadrado attacca Pellegrini, doppio passo, one, tacco per Rabiot. Dybala, tutto mancino, entra dentro Paolo, sterza tra tre, giù rigore! Calcio di rigore per la Juve. Fischia l'arbitro, la rincorsa esterna di Cristiano! Sì! 2-0. Si butta alla sua destra Olsen, lo colpisce alla sua sinistra Cristiano. 2-0 Juve. Pellegrini può metterla in mezzo, parte, anzi no, il cross, la finta, buona azione di Pellegrini dentro per Nainggolan. Nainggolan si gira, tira in porta! E poi Joao Pedro la sposta e esce in smanacciata Szczęsny per concedere il calcio d'angolo, il primo dell'incontro a Cagliari.
Matuidi ancora per Ronaldo, attenzione sull'esterno di sinistra, Higuain al centro dell'area, Higuain non servito da Ronaldo perché vede Ramsey al limite, in corsa scivolata, destro centrale di Aaron Ramsey, nessun pericolo per Olsen. Esce Szczęsny che serve Alexandro, Ronaldo, lancio profondo per Higuain, Higuain viaggia verso l'esterno dell'area di rigore, entra, guarda con il destro il portiere, tira, deviazione, gol! Servizio profondo di Cristiano, ma poi è stato bravissimo Higuain ad accentrarsi e andare alla conclusione vincente. Assiste con Douglas Costa, porta via il pallone sulla tre quarti, attenzione Douglas, al limite Ronaldo davanti al portiere, Ronaldo col mancino, gol! Cristiano Ronaldo è tripletta personale della giornata. Tutto nasce da Douglas Costa, la sua intuizione a portare in avanti il pallone per Cristiano, il sinistro sotto il corpo di Olsen. 4-0 per la Juve. Partita strachiusa. Che se la mette sul destro e poi incredibile salvataggio sulla linea del Cagliari, era gol praticamente fatto. Rog vuole il fondo, poi ci ripensa perché vede João Pedro, lo serve, Nengolan al limite dell'area di rigore, cerca il destro, Szczęsny si accartoccia, la fa sua, 30 secondi al termine, Nengolan mette in mezzo, direzione di Bonucci, palla che arriva a João Pedro che si gira, traversa, anzi palo esterno, preso da João Pedro sul tuffo di Szczęsny. Il triplice fischio definitivo del signor Giacomelli, manda le squadre negli spogliatoi, la Juventus strabatte il Cagliari per 4-0.